questa sera ospite, con veramente con grandissimo piacere, con grande onore, Raffaella Iuliano. Buonasera, benvenuta Raffaella. Buonasera Ivan, buonasera a tutti gli amici radioascoltatori. È bello essere in collegamento con Radio Amore anche di sera, perché io qualche volta faccio qualche collegamento di mattina al pomeriggio, però diciamo in notturna non mi era mai capitato. Hai visto, c'è sempre la prima volta. Allora Raffaella, questa sera devi sapere che, sai che te l'ho già preannunciato perché ci siamo scritti un po', ci siamo sentiti, quando ho pensato proprio a questo tema, genitori e figli, ho pensato a tanti genitori, a qualche figlio magari fortunato. Io ritengo veramente che tu sia stata e sarai per tutta la vita una figlia speciale, perché hai avuto un papà speciale. Beh sì, io mi ritengo una figlia di papà e sono orgogliosa di esserlo, una persona molto fortunata fin dalla nascita, perché ho avuto davvero una persona eccezionale come modello di vita, come modello da seguire in tutto, e ancora oggi lui mi accompagna quotidianamente e mi indica la strada in un certo senso. Il rapporto con mio padre è sempre stato un rapporto molto molto stretto, sono sempre stata un po' innamorata di lui, un po' come poi le figlie femmine sono nei confronti del padre in genere. Certo. E quindi io adesso non faccio altro che portare avanti la sua memoria, perché credo che sia la cosa più spontanea che mi viene in mente da fare. Ovviamente a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando, Raffaella Iuliano è la figlia del mitico, storico addetto stampa del Napoli, l'addetto stampa del Napoli per antonomasia direi. Uno quando pensa addetto stampa del Napoli, il primo pensiero che fa è quello di tornare ovviamente ai fasti del grande Napoli, dove c'era il grandissimo Carletto Iuliano, che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere qualche anno fa, forse un decennio fa, quando ero in un'altra emittente, e mi ha sempre colpito perché poi lui era una persona estremamente pratica e se la sapevi prendere, un burbero ma dolcissimo, sempre affabile, sempre disponibile con tutti. Beh, così, esattamente come l'hai dipinto tu, perché è una persona estremamente generosa, leale nel suo lavoro, un simbolo di abnegazione totale. Per lui il lavoro era la sua vita, l'amore per il Napoli è quello che ha caratterizzato poi tutta la sua vita, nonostante lui abbia fatto per oltre 30 anni due lavori a tempo pieno contemporaneamente. Io ancora oggi non mi spiego come abbia fatto, però lui oltre a essere capo ufficio stampa del Napoli era giornalista dell'ANSA. Sì. Quindi è riuscito a fare davvero queste due cose contemporaneamente. Infatti io non lo vedevo mai a casa, l'unico modo per vivere mio padre, per godermelo, era andare diciamo sul posto di lavoro. Per questo poi in un certo senso sono cresciuta un po' nell'ambiente e ho visto tante cose, ho vissuto tante cose che magari altri miei coetanei effettivamente non hanno vissuto. Effettivamente mi avrebbe fatto piacere anche a me avere ad un compleanno Diego Armando Maradona. Ed è qualcosa che a te è capitato, ovviamente deve essere stata anche qualcosa magari da custodire, perché una bambina, raccontacela questa storia, di pochi anni, perché tu sei proprio nata e tuo padre già faceva più o meno sta cosa qui, ma com'è la vita di una bambina che si ritrova tra i campioni in un mondo così diciamo sotto i riflettori? Come l'hai vissuta tu l'inizio proprio, diciamo? Ma vabbè, Diego è arrivato nell'84 quando io avevo praticamente 4 anni, quindi io ricordo di lui tutte le cose legate alla mia primissima infanzia, cioè ricordo praticamente Diego come una persona di famiglia a tutti gli effetti. Per me non era Maradona il mito, certo. Per me era Diego, era a tutti gli effetti un amico di famiglia, è una persona che tra l'altro era molto molto affezionata a mio padre, vedeva mio padre come davvero una guida, un modello, non so se come un padre o come un fratello maggiore, però Diego davvero aveva un affetto fortissimo per mio padre e l'ha dimostrato fino all'ultimo giorno in cui è stato a Napoli, l'ha dimostrato anche dopo. E quindi venire al mio compleanno per me era come dire un bellissimo gesto da parte di un grande amico, un amico sicuramente speciale che rendeva poi le mie feste speciali, perché c'è da dire che alle elementari insomma i miei compagni non venivano al mio compleanno per festeggiare me, ma venivano per vedere Maradona. Volevo chiederti, ma c'è un momento proprio in particolare in cui ti sei sentita, immagino che sia una cosa, ti ripeto, che
continua ancora oggi che tuo padre è volato lì in cielo, è un momento in cui veramente ti sei sentita orgogliosa di essere la figlia di Carlo Iuliano? Che ti ricordi, che ne so, nell'adolescenza piuttosto che nell'infanzia, momento in cui hai detto quello è il mio papà? Sempre, cioè non c'è un giorno che non mi sono sentita orgogliosa di mio padre. Io ho sempre vissuto il rapporto con lui come un qualcosa di speciale, e a differenza di magari alcuni coetanei che tendono ad avere un rapporto anche difficile con i genitori, o magari si vergognano tra virgolette di essere coccolati dai genitori, di essere venuti a prendere fuori scuola dai genitori, quella volta che capitava e c'era mio padre, per me era un evento, era qualcosa di straordinario. Cioè per me mio padre è sempre stato una persona straordinaria di cui ho sempre goduto ogni momento accanto, perché ogni volta che ero accanto a lui era un'occasione per imparare di tutto, perché poi naturalmente la gente lo conosce dal punto di vista calcistico per la sua storia nel calcio Napoli, però mio padre era un pozzo di scienza, non lo dico perché sono sua figlia, ma perché davvero aveva una cultura pazzesca, dedicata anche a quella generazione, legata comunque agli studi classici, al latino, al greco, insomma tutte quelle cose che adesso noi poi stiamo perdendo con le generazioni. E quindi era bello proprio sentirlo parlare, sapeva davvero tutto. Io a volte dicevo: ma dove l'hai presa questa parola? Dove ti è venuta? E lui insomma pescava nel suo vocabolario, nel suo insomma nella sua cultura immensa, pescava ogni volta delle perle di saggezza che io poi ho messo da parte negli anni. Quindi è difficile, non saprei dirti un momento preciso, perché io davvero ogni giorno ero orgogliosa di essere sua figlia, e l'ho detto ahimè pure il giorno del funerale. Io sarò sempre orgogliosa di essere la figlia di Carlo Iuliano, non mi importa se qualcuno magari può non capirlo o può, ma chi guardare, se ne frega, direi. Sì, ecco, appunto, è una cosa... Lo sai te, diciamo, quello che senti, quello che il tuo cuore, la direzione dove ti porta, che immagino sia sempre quella nell'amore immenso verso il tuo papà. Io ti auguro, anzi mi auguro, devo dirti la verità, voglio rubare questa cosa qui, mi auguro che un giorno mia figlia possa amarmi esattamente come tu ami tuo padre, e sarebbe già per me un grande motivo di soddisfazione. Beh, è una cosa dolcissima quella che dici, io te lo auguro a mia volta, ma credo che alla fine non ci voglia molto per essere amati. Io credo che semplicemente l'amore richiama amore. Io fin dal primo giorno in cui ho avuto modo di ragionare con la mia testa, quindi anche da bambina in primissima età, ho capito che mio padre aveva un amore fortissimo nei miei confronti, e questa cosa per me era motivo di vanto, di orgoglio. Quindi automaticamente io provavo questo forte trasporto nei suoi confronti. Così è stato per tutti gli anni in cui l'ho avuto a fianco, e così ancora è oggi. Quindi credo che sia la cosa più naturale del mondo. Poi ovviamente il lavoro del genitore, perché lo considero un lavoro, è qualcosa che nessuno ti insegna, è qualcosa in cui devi essere spontaneo, in cui puoi anche magari sbagliare, fare degli errori, però devi renderti conto ogni giorno che tu sei un modello che tuo figlio segue, e automaticamente non lo segue perché glielo dici tu, sì, ma perché i bambini, i figli seguono l'esempio dei genitori, e questo, certo, è inevitabile. Raffaella, io ovviamente incrocio l'incrociabile in modo che magari, se succede quella cosa che ci auguriamo tutti, possiamo festeggiarlo anche nel nome poi del tuo papà. Grazie di essere intervenuta. Guarda, lo spero anch'io, lo speriamo fino all'ultimo giorno. Vorrei rivivere anch'io quei momenti splendidi che abbiamo vissuto, quindi sì, perché li abbiamo vissuti che eravamo un pochino troppo piccoli. Invece adesso, sì, se li viviamo adesso, siamo assolutamente coscienti di quello che ci sta succedendo, speriamo. Dai, speriamo bene. Grazie, Raffaella. È un piacere essere presente questa sera. Quando vuoi, sei a casa tua, Radio Moria Napoli ti aprirà sempre le porte, e nella grande notte sarai sempre un ospite graditissima.